voglio fare una piccola dimostrazione di tutti i lavori che ho creato adesso ultimamente, giorno per giorno, da quando ho ricominciato a partire. Mi sono data la proprio di mettermi proprio. Questi sono stati i berretti che ho lavorato, sono stati lavorati con anche questo, con 5 ferri. Come quando creo queste babucce qua, i calzetti, poi li vedete. Questa era adesso, qua ho finito appena adesso. Mi piacciono un casino, cioè. Guardate anche questo sacchetto qua. Guardatela, c'è il cotonetto, anche questo, con le palline da calcio. Proprio si vede bene. Tutto possibile, questo bel disegno lavorato. Adesso ve lo giro, ve lo faccio vedere anche dall'interno con l'imbottitura di stoffa, che così quando si mette dentro qualcosa non scende, tende a discendere il filo o qualcosa, rimane, lo tiene bene. Secondi, così ve la faccio vedere quando è chiuso, con il rotellino, con il bordino, praticamente il bordino è arrotolato, questo è lavorato all'inizio, un rotellino dritto che poi si arrotola da solo, ecco, come vedete. È un lavoro lavorato con i 5 ferri, sacchettino molto piccolo, però è comodo per mettere dentro un piccolo biberoncino, si può mettere per i piccoli che servono sempre. E per completare anche queste strade qua devo fare ancora ancora non sono disponibili in negozio. Però saranno presto anche queste, devo fare ancora qualche modifica, che qualcosa non mi quadra, perciò però sono cose che stanno arrivando anche nel mio negozio. Come queste sono anche babucce piccole per i piccolini, non appena nati, si possono anche appena nati, sono di 7-8 cm. Del piedino, ecco, questi sono in rosa, c'è un cotone proprio per i bambini piccoli, proprio particolare se lasciano lavorare. Poi un altro paio di babucce, cotonetto, anche queste, le femminucce, che c'è ancora il berrettino da lavorarci, che sarà anche in arrivo. Dove riesco, guardo di riuscire a quadrare un piccolo set, un passo alla volta. Sto creando, però sono sempre lavorati in cottone. Ecco anche queste che non ho lavorato, modello. E poi il cordonetto per chiudere, tipo i lacci o come che lo chiamate voi. Questa è stata, non è stata lavorata ai ferri, però con i fuselli, o come lo chiamate, il marletto. Anche queste sono scarpine. Con le chiusure per chiudere la scarpina, lavorata col merletto, anche queste. Poi un altro paio di scarpine piccole piccole, queste proprio sono per, devo dire, appena nati, vanno benissimo, c'hanno e dietro cosa, sono proprio stata una cosa, un lavoretto nuovo che ci ho voluto provare, però mi piacciono, va a gusti a chi gli piace, però sono belline. E c'hanno il bottoncino su,
il portafortuna, cioè questi ce l'hanno in blu e li farò anche per le femmine, questo è di sicuro, sto finendo dei lavoretti. Poi questo bellissimo berrettino, come vedete, al bordino arrotolato, lavorato doppio. Qua ci sono lavorati due bordini arrotolati sotto, prima del bordino, quella costa una a una. Poi il disegno è stato disegnato, questo è stato creato da me, che è bellissimo, e con un piccolo bonbon sopra, che è in bianco. Questo è in bianco, e stesso berretta anche in bianco, con i due arrotolati, i rotoloni che si arrotolano, come tipo quel sacchettino che si può anche fare. Col bordino costa 1-1 e il bonbon alla rifinitura col colore del rotolino che dà la rifinitura. Questo berrettino qua, che ha dentro un bel disegno con delle treccine, col bordino arrotolato, anche questo con i due arrotolati, e col bonbon sopra. Per finire lavoro, adesso io li stendo. Anche questa ha per i maschietti, ho lavorato uno, perché su questo due non era proprio, non dà questa bellezza. Ne proverò, però non dà, con una lavorazione un po' particolare del disegno, che anche per piccolini. Però tranquillamente, io nel negozio ho messo 0-3 mesi, però va anche per 4 mesi. Non c'è il problema di questo. Ecco, qua c'è un altro. Ho girato soltanto il colore. Come vedete, ci sono due. Uno ha il rotolino in blu, l'altro ce l'ha in bianco, e girando i colori di lavoro dalla partenza alla fine, e li ho soltanto girati, come vedete. E anche questi berrettini qua, che vi ho fatto vedere prima, che vi ho spiegato, vi faccio vedere anche lì, così vedete che all'interno non ci sono cuciture, e le cuciture che sono, come vedete, esteso anche questo. Di qui sono gli stessi colori. Sempre stesso colore, l'unica differenza è che ho girato i colori, però è sempre stesso filato con materiale. Adesso vi faccio una cosa a vedere dentro. Scusate che io lì del bonbon c'ho ancora il filetto dentro, lo lascio per poi dopo. Ecco, come vedete, io lo giro tutti i berretti. Vengono lavorati così, come vedete. Questa è la chiusura che fa dall'interno e non ci sono cuciture. Ecco, questa è la lavorazione all'interno. Questo dà il coso quando si cambia il colore, che lascia. Questo
i fili quando sono lavorati. Ogni berretto viene lavorato, che sia per i piccoli che sia per gli adulti. Anche i berretti per gli adulti. Queste sono tutte cose, anche adesso il tempo che ci dà un po' di... sta giocando quest'anno, non ci lascia fare quasi niente fuori. Ecco. E adesso vi presento ancora l'ultimo lavoro, che sono dietro, sono questi calzettini qua. Presto saranno disponibili in negozio. Questa è una taglia 18 per bambini piccoli. Questa si lascia combinare anche col sacchetto, volendo. Se a qualcuno gli piace, il sacchetto sarà. Per il momento ci ho soltanto un pezzo. Guardo di creare, ne creerò altri. Dopo devo fare anche qualcosa per le femmine, non si può fare sempre per i maschietti. Se io compro, vado in negozio, prendo un tot di filo, io con quello io ci lavoro. Succede anche che c'è un filato che non riuscivo, come colore non più avere, però ho diversi colori qua dove io i calcoli. Ecco, poi i prezzi, vi faccio il giro di queste, una lavorazione piccola. Ecco, questi, cioè tipo queste babucce qua, vi faccio vedere subito, scusate. Sono quelli che mi piacciono anche un casino, ve li faccio vedere se guardate bene. Sono anche in negozio questi. Questi qua sono in negozio davanti alle babucce, hanno l'altezza di 5-6 centimetri circa del bordino, poi si lasciano piegare, si possono piegare. E questi, come vedete, hanno davanti, soltanto davanti, lavorati dentro sulla costa. Il bordino della gambetta è stata lavorata a costa 1-1, con le treccine davanti, lavorati dentro, che si possono tenere anche su. E adesso vi faccio vedere una cosa. Le scarpine sono queste, sono lavorati sempre a 5 ferri senza cucitura, fuori i filetti che si devono cucire, basta, quello dobbiamo cucirli, fare qualche punto, però non si sentono, tutto un pezzo. Adesso guardo se, ecco, adesso questi sono anche lavorati uguali, senza coso, un pochino più grande. Ecco, come vedete si possono combinarli, farli come si vogliono. Adesso io vi ho, così vedete, questi, se uno vuole avere, qua si fanno fuori dopo la soletta che devo aumentare i punti. Io devo tirarli su per lavorarci a 5 ferri di nuovo. Guardate qua la bellezza, questa dà, è come se fosse una soletta sotto, però non è una soletta, è una soletta lavorata di lana, apposta per i bambini piccoli. Ecco, e qua è lavorata così. Se guarda se c'ho una lavorata ugualmente sotto, no, perché li sto facendo.
facciamo ancora un giretto di questi bellissimi scarpine. Giriamo, questi li lascio, questo lo lascio su così, vedete proprio l'altezza. Calcettini. Le figlie gli piacciono un casino. Sacchettino piccolino per poter inserire anche un piccolo biberon o per il cotone o qualche cosa che serve per i piccoli quando si vanno anche fuori, o anche come cioè, anche un ricordo, qua qualcosa ne combino ancora. Poi c'è un altro tipo di scarpine per il calcio. E sempre e la lavorazione è sempre lo stesso coso come il sacchetto, è l'unica cosa qua il bordino anche si lascia arrotolare, cioè, lavorato un pochettino diverso che farò anche con le babucce e altri. Ecco, questi è stato una, ci ho provato perché ogni tanto creare delle cose nuove e all'interno praticamente all'intorno li ho lavorati con l'uncinetto, sono lavorato i ferri, il cordonetto l'ho lavorato con i fuselli e poi l'intorno per la bellezza c'è tutta la lavorazione che sia dall'interno dalla linguetta è tutta lavorata con l'uncinetto per la rifinitura. Ecco qua ancora il biretto, che sia uno per i maschietti con il piccolo bombone sopra in blu, uno. Poi l'altro, cotonetto bianco, c'è il rotolino in bianco, col bombone bianco sopra, con tutto il disegno. Vedete, vedere le cose, averle in mano è lì. Ecco, se vedete, anche questi con un po' bianco. Questo è un colore pink fucsia. Bianco e fucsia come colore e qua girato con i buchetti, proprio lavorazione con i buchetti qua, il disegno, ci sono due disegni diversi, è proprio creato da me, disegnato, ci vuole un'ora di fare una cosa del genere, non è che il disegno l'ho copiato cosa, cioè proprio è una cosa mia perché mi piacciono a fare questi lavori. Si possono anche farvi vedere meglio, vedete proprio col bombone sopra e un altro l'ho fatto vedere prima, ecco, con i trasfori, il disegno trasfori, i buchetti con le treccine piccole, sono mini treccine lavorati dentro e anche qua guardando, soltanto ne farò un altro modello di questo, ho lavorato un attimino diverso, cioè, stesso disegno però la lavorazione è diversa, per l'autunno poi ne sto preparando anche, ecco il bombone sopra, vediamo un attimino. Posso. Ecco. Tutti questi prodotti, articoli, ecco, li potete trovare nel mio negozio. Alcune sono già e alcune stanno arrivando. Tra poco, come
questi calzettini qua. Questi giorni, tra 1 o 2 giorni, li inserisco nel negozio. Così anche li potete trovarli già. Però volendo, se non li trovate qualcosa, mi potete trovare sul coso, che sia nel negozio, che sia su Facebook, nel coso come contattarmi o informazioni, ci sono email, c'è il mio numero di telefono, si possono trovare tutte le informazioni miei, come contattarmi. Naturalmente gli ordini si possono fare anche per email, che sia per email, però guardate, cioè ogni articolo per me, il pezzo lavorato a mano. Ogni pezzo per me è un pezzo unico. È la gioia quando li ho finiti. Tra un attimo arrivo. Facciamo un attimino di pausa, poi 2 minuti di pausa e poi ritorno subito, così vi spiego tutto come. Passo per passo. Ecco, adesso siamo di nuovo qua, tranquilli. Adesso gli articoli su tutte queste che per intanto che ho creato, ne sto facendo altri che sono in corso. Naturalmente ho anche delle richieste da fare. Io spero che vi ha fatto piacere e per qualsiasi domanda o cosa che avete o le vostre opinioni o qualcosa potete anche lasciare, se non vi fidate, lasciare un commento sotto il post o cosa, mi potete lasciare tranquillamente un messaggio privato, poi in giornata io vi rispondo tranquillamente, perché ugualmente tante volte sì, si ha da fare, non è che si è sempre appiccicata lì, però appena che ho finito, un attimo, io controllo e vi rispondo che avete sicuro già visto che io vi rispondo a tutti, non è che non rispondo, anzi faccio volentieri e spero vi fatto piacere, così un attimino era una cosa che volevo spiegarle un attimino un po' meglio come io lavoro. E pianino anche perché vederli soltanto così è un discorso, gli articoli si devono proprio averli qualsiasi cosa, vederli sicuramente anche personalmente. Questo che posso dire, io sono una persona sincera, lavoro sulla sincerità e ho l'intenzione di andare avanti così. E chi volesse, si possono acquistare nel mio negozio online direttamente anche pagandoli lì, che c'è il carrello, c'è qualcosa che devo ancora far sistemare, però non c'è niente di particolare, tutto in funzione. E chi volesse, per dire che non si fida, acquistare o fare il pagamento via online, può anche chiamandomi, andando nel coso dei contatti, come informazioni, come contattarmi.
che sia per email, che sia anche per telefono, gli ordini potete farli tranquillamente anche lì. E poi decidete, potete anche, accetto anche, se volete pagare in contrassegno, quando vi arriva il pacco, potete farlo tranquillamente. Poi dopo lì se pagate nel negozio online, le spese di spedizione sono già comprese, sono già calcolati dentro in tutte le maniere, cioè non ci sono altre spedizioni dentro. E se qualcuno volesse ordinare e pagare in contrassegno, io oggi sono andata a vedere anche i costi, purtroppo quello a me mi dispiace, quelli sono da parte, sono praticamente 8 euro per poter avere, se volete pagare in contrassegno, sono 8 euro in più, cioè sul totale sono gli 8 euro, non è che c'è il peso, non c'è dentro niente, perché io sappiamo che è dappertutto così, però questo che conta. Io lì metterò anche scritto anche su internet il pianino. Il negozio online non è che ce l'ho da tanto ancora, cos'è, da qualche settimana. E pianino anche lì si metterà. Anche lì è sempre più bello e farò tutto possibile per qualsiasi cosa. Chiamatemi tranquillamente, lasciatemi un messaggio. E alla prossima, che adesso vado di andare a finire un video, come sapete, quello che è ancora che manca, ho voluto fare delle modifiche. Purtroppo anche noi dobbiamo tenerci alle regole, non possiamo fare cose che se vogliamo, e questo mi sembra giusto, perché la privacy deve essere uguale per tutti. E non devono essere per uno così, uno diverso. Come si dice? La legge uguale per tutti. Ok, alla prossima, e spero che, e vi aspetto in tanti. Grazie e al prossimo. Seguitemi e le sorprese non finiscono, che saranno sempre delle cose nuove. E se vi piace, potete anche iscrivervi sul canale Facebook, potete condividere, lasciare anche commenti. Non ci sono problemi. Grazie e vi saluto e alla prossima.